nuovo video spesa mega gigante, no, normale. E anche oggi sono andata da Eurospin e da Conad. È mercoledì 1 marzo e ho cambiato giorno perché poi ho altri appuntamenti nel resto della giornata, della settimana. Ragazze mie, allora, vi è piaciuta la spazzola? Che dite? Troppo forte, troppo bella e veramente velocissima. Stamattina l'ho usata, ma guardate qui, cioè qui da me nevica in una maniera pazzesca e non potete immaginare. Infatti, andare a fare la spesa è stata un'avventura, mi sono zuppata perché poi dove vado a fare la spesa è più basso, quindi pioveva a dirotto. Durante la strada, a metà strada cominciava la neve, era pieno di neve, insomma, ragazze mie. Non ci fate caso a questa cosa sotto il naso, ma purtroppo quando ho l'influenza, mi si abbassano le difese immunitarie, esce fuori l'herpes, a me mi prende là. Quindi perdonatemi ragazzi, io vi devo far vedere naturale come so, cioè a me posso mettere filtri, filtrini, non mi piacciono. Allora, oggi ho deciso di dirvi prezzo per prezzo, mi sono svegliata così. Ho cercato di organizzarmi con lo scontrino. Iniziamo dall'Eurospin e ho speso 186,73 euro. Allora, vado in ordine da quello che mi sono sottolineato. Quindi, contorno misto Oro Gel, 1,59 euro. Poi, bietoline, eccole qui. Che oro c'è? Contorno misto Delizia del Sole, scusate, mi sono rimbambita. Bietoline 600 grammi, 1,49 euro, mentre il contorno misto era 450 grammi, 1,59 euro. Poi abbiamo spinacini da 600 grammi e costano 1,19 euro. Questo il prezzo è veramente buono. Infatti ne ho presi due confezioni, uno e uno due. Poi passiamo minestrone 16 verdure, perché l'altra settimana vi ricordate che ho preso il minestrone in offerta a 1 euro senza patate e senza legumi, ma con i funghi? Non mi è piaciuto, né a me né a Andrea. Cioè Andrea sì è piaciuto, ma insomma non è granché, non mi ha fatto impazzire. Allora ho preso due confezioni di questo qui e l'ho pagato anche questo 1,19 euro. 1,19 euro e 1,19 euro. Poi ragazze mie, 30 bastoncini, 4,95 euro, questo il prezzo penso sia proprio ottimale, 30 bastoncini, sono buonissimi, ve li consiglio perché è nuovo. Poi fusi di pollo, eccoli qua, per la dieta di mio marito, ne ho prese due confezioni, sono 6,94 e 5,73 euro. Buste di mozzarella, 4 bustine dentro ce ne sono, da 125 grammi l'una, 3,79 euro. Poi, burgeroni cotto, ne ho presi due confezioni, 1,79 euro a confezione. Tortellini fini di prosciutto crudo, 2,49 euro. Prosciutto cotto, alta qualità, ne ho presi due confezioni, 1,99 euro, 1 e 2. Poi ho preso anche petto di tacchino, dov'è? 1,99 euro, mentre petto di pollo sempre 1,99 euro, quindi tutti gli affettati a 1,99 euro. Poi ho preso la mia ricottina senza lattosio a 1,29 euro, anche questo come prezzo non è niente male. Poi ragazze ho preso i fiocchi di latte, dov'è? Fiocchi di latte, dovrei averli messi qua, ecco, questi qui che li prendo sempre, della Protein Più, senza lattosio e con alto contenuto di proteine, e l'ho pagato 99 centesimi. Poi ho preso lo yogurt greco. Questi qui ne ho presi 3 a 99 centesimi senza lattosio, buonissimi. E per mio marito ho preso lo yogurt greco intero, anche questo 99 centesimi, a lui però io ne ho presi 4. Poi le mozzarelline, queste qui, senza lattosio, ne ho prese 7 e le ho pagate 1,15 euro l'uno. Anche questo ragazzi è un prezzo ottimale, veramente troppo buono.
Poi ho preso per i bambini, se le trovo, stavano qui, eccole qui, due confezioni di ciliegine di mozzarella, 1,59 € l'uno. E l'insalata per me, che ho presa voglia, l'ho presa 99 centesimi, cuori di iceberg. Ok, la prima ondata è andata, la prima ondata è andata, che gioco di parole, metto a posto e mi segno gli altri prezzi così ve li dico mano a mano. Che dite, vi piace di più quei prezzi detti? Oggi c'avevo un pochino più di tempo, poco, ma ce n'ho un po' di più, mi sono sbrigata. Quando vi faccio vedere lo scontrino è proprio perché sto strozzata. Va bene, metto a posto e proseguiamo con la spesa e lo spin. Eccomi qui. Allora, procediamo. Ho preso due ammuchine da 1,39 € ciascuna. Non ho trovate quelle classiche, mi sono accontentata di queste perché le ho proprio finite. Quindi 1,39 € ciascuna. Poi abbiamo preso, ho preso anzi, tre latti così, senza lattosio, e l'ho pagati 1,29 € a confezione, al litro diciamo, ne ho presi tre. Poi ho preso tre passate di pomodoro biologico, tre ne ho prese, 99 centesimi, anche questo è un prodotto veramente buono. Poi gel lavastoviglie, 3,99 €, io mi ci trovo veramente bene. Candeggina, questa qui ace delicata, diciamo, 1,59 €. Poi ho preso alcuni biscotti senza glutine. Ho preso queste ciambelline che sono sia senza glutine che senza lattosio e l'ho pagate 1,59 €. Poi il pane per i tramezzini, eccolo qui, 1,99 €. I muffin soliti 1,89 €. I frullini, ho preso un altro pacco di biscottini senza glutine e senza lattosio, l'ho pagati 2,19 €. Poi fagioli borlotti 45 centesimi, no, scusate, 49 centesimi. E i red kidney, i fagioli rossi, 59 centesimi. Poi ho preso il lievito a 65 centesimi, questo lievito è anche senza glutine, quindi per me è perfetto. Dentro ci sono 4 bustine da 16 grammi. Poi frollini, quindi gocce di cioccolato, frollini con gocce di cioccolato, 2,29 € da 700 grammi. E choco stick, che sono piaciuti molto ai bambini, 1,19 €. Poi. Ah, ho preso una bellissima zucca butternut. Vabbè, sta zucca qua l'ho pagata 3,69 €. Non me la apro. Io adoro la zucca, ragazzi. 3,69 €, costava 1,99 € al chilo. No, 1,49 € al chilo. Poi ho preso le coste, queste qui che piacciono molto ad Andrea, 1,81 €. Poi ho preso la farina di cocco, eccola qua, per fare i biscottini, 1,39 €. I finocchi 1,34 €, ne ho presi giusto due. Le banane, queste qua, ne ho prese tre confezioni, 1,99 € a confezione, ne ho prese tre. Siamo quasi arrivati. Le arance di Ribera, di Sicilia, DOP, con buccia edibile, a 3,79 €. E i cavolfiore a 2,64 €. E le pere abate, dove erano? Eccole qua, le ho pagate 4,68 €. Le pere abate sono queste qui. Ok. Le ho pagate 4,68 €, costavano 2,99 € al chilo. Veramente una cifra allucinante. Ok, metto a posto queste cose e poi proseguiamo. Allora, eccoci qua. Proseguiamo. Siamo arrivati a sale e lavastoviglie. Ne ho preso due pacchi, eccoli qua,
55 centesimi l'uno, due. Poi, ma mi manca qualcosa. Ah sì, vabbè, dopo. Poi ho preso, aspettate che lo troviamo, eccole qua, due salviette, queste qui, da 1,79 euro ciascuno, questi qua per i bambini, pure questi ragazzi hanno un prezzo spettacolare, sono tante, sono tutte bagnate fino alla fine, e con questa chiusura è comoda, per... scusate mi era partito Google qua, come si chiama l'assistente, vabbè, dicevo, sono comode queste salviette perché hanno questa apertura apri e chiudi che mantengono le salviette sempre umide e sono umide fino alla fine, sono veramente una favola, sono fatte a nido d'ape in modo che puliscono veramente bene la zona, la cacchina eccetera, ve le consiglio. Poi andiamo avanti, prugne denocciolate 3,99, lo sapete che io ci vado pazza. Poi, dove siamo? Pane per hamburger, ho preso 1,05 euro. Perfetto. Poi ho preso le uova, queste qui di allevamento a terra senza antibiotici, sono 6, 1,75 euro a confezione e ne ho pese 3. 1, 2 e 3 confezioni e ci siamo. Poi ho preso questo succo alla pera 1,49 euro, 99% di frutta senza zuccheri aggiunti, sono buonissimi, sembra veramente ti stai bevendo la pera. Poi aspettate ragazze, ho preso due fruttini, mele e mirtillo, per fare i miei pancakes, ciccio pancakes, la mini torta, a 39 centesimi l'uno. Perfetto. Poi andiamo avanti, pesto senza aglio alla genovese, 1,69 euro. Io prendo questa marca, può essere perché è veramente, veramente buona, senza aglio, eh. Perfetto. Dove siamo arrivati? Le carote ho preso a 99 centesimi. Io ne mangio veramente tante, non mi piacciono crude, ma mi piacciono tanto cotte. E anche i miei figli adorano le carote, tranne Viola, le adorano crude invece, gliele faccio a filettini e se le mangiano così come snack, mi piacciono veramente tanto. Poi aspettate perché ho preso i limoni di Siracusa e mi sono costati 1,79 euro. Poi ho preso anche le zucchine che erano in offerta 1,99 euro al chilo. Ok, manca... ero rimasta perplessa perché mi manca una busta, adesso la vado a prendere. Eccomi, l'ho presa perché devo ancora farvi vedere, scusate che quella della mia capoccia praticamente, i pannolini taglia 6, ne ho presi due pacchi, 3,69 euro l'uno, quindi uno e uno, due. Poi ho preso, ragazzi, i bicchieri, vi ricordate che avevo preso già dei bicchieri l'altra volta? Perfetto, ne ho presi altri perché già la mia famiglia ha cominciato a rompermeli. Allora, per ora ne hanno rotto solo uno ed è stato mio marito, però siccome siamo tanti e capita, ne ho presi altri due confezioni a 4,99 euro. Ne ho preso 4,99 euro? Aspettate, sì. Ho preso uno, due confezioni praticamente da 3. Vedete? Uno lo metto, ne rimetto uno al posto suo, gli altri me li tengo per scorta, così quando lo rompono lo rimetto. Perché devo dire che questi bicchieri mi piacciono veramente tanto, veramente. Pagati poco e buona resa. E anche made in Italy, sono stati fatti in Italia. Poi ho preso per i miei bambini più piccolini, adesso devo solamente trovare dove sta scritto perché ho preso una cosa molto carina. Eccoli qua. Ho preso, guardate che belli. C'è questa confezione
pagata solo 12,99 euro, dove dentro ci sono tutta questa spilza di pennarelli e tutte queste schede da colorare, da ritagliare. Questa ovviamente è per Vittoria Maria e questa qui è per Valerio. Io devo dire che i miei bambini passano i pomeriggi interi a colorare. Di solito il papà gli stampa dei disegni che loro si scelgono da internet con la stampante e passano le ore a colorare, gli piacciono tanto. E i pennarelli se li mangiano praticamente, in senso retorico, eh? In senso non è che si mangiano veramente, però li consumano veramente tanto. Allora ho visto questa confezione, sono un po' di volte che vado e la vedo e ogni volta ero tentata, alla fine siccome alcuni colori gli sono finiti, soprattutto a Valerio, ho detto vabbè senti, mo io li compro. 12,99 euro ciascuno, è veramente carino. I grandi, ovviamente avete visto a Viola, io ho comprato quelle penne particolari col bonbon, il pompon sopra. Valentino, e lui adora, sta facendo la collezione, la raccolta delle figurine Pokémon con il raccoglitore. E quelle cavolo di figurine costano 6 euro al pacchetto, quindi loro hanno altri regalini. Mensilmente facciamo altri tipi di regalini perché sono più grandi. Ai piccolini invece ancora ce la caviamo con queste cosette che loro ci si divertono tanto. E ragazze, la spesa dell'Eurospin è finita. Adesso io me la metto tutta a posto, finisco di metterla a posto e poi vi faccio vedere quelle tre cosine che ho preso al Conad. Eccovi qui. Allora, alla Conad ho speso 39,96 euro e ho preso carta igienica a 3,89 euro perché all'Eurospin, a parte c'era poca scelta, ma quella meno costosa era 5, quella che prendevo io 5 euro e passa, 5,40 euro, mi ricordo. Voglio provare questa qui del Conad, la profumata, vi ho detto 3,89 euro, sono 2,40 rotoli, ma sono belli cicciotti, vedete come sono grandi? Sono veramente belli. Poi ho preso anzi il formaggino a 1,49 euro, questo col parmigiano reggiano, questo era in offerta. Poi ho preso tre dentifrici per i bambini piccolini, quindi 0-6 anni, a 99 centesimi. Poi ho preso il Citrosil, che può essere sempre utile per disinfettare qualsiasi superficie, tessuti soprattutto, a 3,99 euro. Poi ho preso mangiapolvere, questo qui emulsio che compro sempre io, profumazione magnolia e gelsomino, a 2,69 euro, che come prezzo era buono. Poi i Kinder, lo sapete ormai, tutti i sabati loro li mangiano, 3,19 euro. Poi ho preso petti di pollo, due confezioni, questo 7,16 euro, quest'altro 7,02 euro. Poi il mais, un tris, anzi, della Bonduella, 2,49 euro, che ci sono olive, peperoni e mais. Mi piace moltissimo questo, nelle insalate di riso, mi piace, mi piace. Poi ho voluto provare questo deodorante dell'Essentia senza alcol, profumazione talco. Lo voglio provare perché uno costa 2 euro e quello che prendo io della Dove costa 3 euro e passa, 3,50 euro, 3,49 euro, non mi ricordo. E voglio vedere se funziona. Lo proveremo, poi vi dirò. Poi petti di pollo detto. Ah, poi ho preso i Ringo, sono rimasti questi. Due confezioni di Ringo a 1,49 euro. Questa era la spesa Conad. Allora, ragazze, oggi vi ho detto i prezzi singolarmente. Sicuramente vi piacerà di più questo tipo di video con i prezzi, sono sicura. Però, se ogni tanto vi farò vedere lo scontrino, non vi arrabbiate solo perché vado di corsa. Comunque, diciamo che questo video finisce qua. E ho comprato niente di particolare oggi, dai, niente di speciale. Ho cercato di prendere qualche offerta. Devo dire che l'Eurospin sui prezzi si sta leggermente ridimensionando quello che ho visto io. E mi ero preparata anche il foglietto con tutte le offerte Conad, ma mi rendo conto che quello online non corrisponde alle offerte che ho io nel mio Conad, quindi mi sono scordata proprio di prendere il volantino direttamente da lì. E
Vabbè, comunque devo dire che con questa tecnica di prendere le offerte e studiarmele prima sto risparmiando un pochino. Comunque, se voi avete segretucci da dirmi su come risparmiare, scrivetemelo sotto nei commenti così io prendo spunto. Vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio forte forte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!